In his homily Casa Santa Marta, Pope Francis spoke about forms of prayer especially common during Lent, fasting and almsgiving. He said a hypocritical fast is one to only be seen by others or to feel good, but in the meantime injustices are being committed, like exploiting of people. Questo è lo stesso che noi facciamo quando non paghiamo il giusto alla nostra gente. Noi prendiamo delle nostre penitenze, delle nostre gesti di digiuno, di preghiera, dell'emosina, pre prendiamo una tangente, la tangente della vanità, del farci vedere. E quello non è autenticità, quello è ipocrisia. Per questo quando Gesù dice ma quando pregate fallo di nascosto, quando date la limosina non fate suonare la tromba, quando digiunate non fate malinconici. È lo stesso che se dicesse per favore quando fate un'opera buona non prendete la tangente di quest'opera buona, è soltanto per il Padre. He proposed that Christians meditate on the idea of a man who, after eating a 200 euro dinner, walks by a hungry person on the way home without helping. The Pope said the Lord asked for a true fast in every sense.